mai come adesso conta l'unità, la coesione senza ambiguità dell'Occidente, ed è l'unica possibilità per la strada del dialogo, che è indispensabile. Le sanzioni che saranno necessarie laddove Putin dovesse proseguire sulla sua strada sono però un deterrente che devono guidare la comunità internazionale a che i patti vengano rispettati. Il contributo che l'Italia può dare è nell'autorevolezza di una posizione unitaria dell'Unione Europea. Macron si è mosso a nome di tutta l'Unione Europea. Unione Europea e NATO possono e debbono fare la loro parte. L'Italia torna ad essere protagonista nello scenario internazionale. La visita di Draghi venerdì, se confermata a Mosca da Putin, assume questo ruolo di un nuovo protagonismo dell'Italia, anche perché bisogna avere il coraggio di difendere la pace, di dialogare, ma anche di difendere gli interessi nazionali. Bisogna crederci. Abbiamo chiesto per un mese a Draghi di rimanere a fare il Presidente del Consiglio. Abbiamo detto che Draghi era l'unica persona in grado di tenere unita una coalizione nel perseguire gli obiettivi del PNRR, della lotta alla pandemia. Ci manca solo adesso che diciamo invece che non va più bene, gli italiani ci prendono a sassate e pensano che non capiamo, cioè che siamo diventati tutti matti. L'obiettivo è esattamente quello di arrivare a giugno per prendere la seconda tranche, di raggiungere tutti gli obiettivi del PNRR e di fare finalmente le riforme. E anche su questo è stato molto chiaro e noi lo sosteniamo con forza. Responsabilità, uscita graduale, però torneremo alla normalità. Il centrodestra ha sempre sostenuto questa posizione, il Green Pass è uno straordinario strumento di libertà che ci aiuta a ritornare alla normalità. Il 91% degli italiani si è vaccinato, discutiamo di una roadmap graduale che ci possa portare, come stanno facendo tutti i paesi europei, ad una nuova normalità. Matteo Renzi ha la forza e la capacità di difendersi con le sue ragioni e con un campanello d'allarme che manda a tutti noi. Pensare di utilizzare la giustizia per far fuori l'avversario politico non aiuta nessuno. Dobbiamo assolutamente che i poteri siano equilibrati e che non si usi mai un'indagine giudiziaria per uno scopo politico.